Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo vlogmas numero 2 dalla Corea. La luce che state vedendo in questo momento è la luce dell'alba. No, comunque sono le 8 di mattina. Oggi mi è permesso dire che è presto. Forse oggi mi è permesso dire che è presto. Sto sempre andando a dormire verso le 3, attenzione, quindi questa è una faccia abbastanza gonfia, visto che mi sono letteralmente appena alzata, sono andata al bagno, sono spruzzata un pochino di acqua con l'idratante e lip balm, perché appena mi sveglio io ho sempre le labbra, sembrano Tutankhamon. Mi fa troppo strano perché in Italia sono ancora tipo mezzanotte, se io mi sveglio qui sono le 8, e quindi sto parlando con Julix da che ieri era la mia fine giornata a che oggi è ancora il mio inizio giornata. È troppo strana questa cosa del fuso, vi giuro. Ecco qui la prova che sono le 8 di mattina. Vi dico, stendino sempre presente, oggi è una giornata importante perché vado a fare una cosa, vabbè, tanto avete letto dal titolo, è inutile che vi faccio, vado a fare una cosa che adoro, di cui sono tappezzata e che sapete più che benissimo. Quindi finalmente tatuaggio. Seguo questa ragazza da tantissimo tempo, quindi sono contenta di andare finalmente da lei. Tra l'altro abbiamo realizzato insieme un concept bellissimo che io volevo fare da tantissimo tempo. In realtà questo tatuaggio io volevo farlo la primissima volta che sono venuta qui, però non lo so, era destino forse che dovevo aspettare. Tra l'altro qualche giorno fa, tipo forse 3 giorni fa, sono andata proprio sulla Namsan Tower, quindi vi dico già, spoilerino, che è un po' quello che è il simbolo di Seoul, è come Colosseo per Roma, è come dire il Duomo per Milano. Sto guardando adesso il design e vi giuro, poi non vedo l'ora di spiegarvi tutto questo tatuaggio. Detto ciò, quindi adesso faccio colazione, mi risveglio un attimo e poi inizio a prepararmi, perché ovviamente vorrei darmi una sistemata, visto che lo studio di tatuaggio, beh, è ovviamente a Hongdae, perché tipo il 99% dei tatuatori a Seoul stanno lì. Poi devo rimanere tutto il giorno lì, contate, io ho l'appuntamento alle 10, perché stasera verso le 9 più o meno, in teoria, perché poi non voglio parlare troppo presto, dovremo finalmente andare a vedere sto cacchio di film di Hunger Games. E quindi poi Ross viene lì, Jenna viene lì, Cristina, ragazzi, ci sta lasciando un'altra volta, siamo noi da adesso in poi, questa è la crew. E niente, vediamo un po' cosa ci propone la giornata di oggi. Siamo arrivati nella buona e vecchia Hongdae, sono appena uscita dall'auto, ora entro in questa stradina e devo comprare l'acqua, dopodiché sono pronta per andare, ho già avvisato che farò un po' tardi. Non so perché, devo ancora capire perché ho questo problema con i ritardi, nell'ultimo anno specialmente, infatti uno dei buoni propositi dell'anno prossimo sarà non fare tardi, perché è impossibile. Cioè, vi giuro, mi mette in imbarazzo come cosa. Quindi vabbè, le ho scritto che facevo tardi, bla bla bla, però non è possibile, ripeto. Vediamo. Però è stata molto carina, mi ha detto prenditi il tuo tempo, non c'è problema. È troppo strano vedere Hongdae a quest'ora, perché non c'è, no, ovviamente nessuno. Questo è il posto, quello di Itaewon Class dei cattivi, lo dico sempre. Questo è il nostro domo a Hongdae, buonissimo. E il posto dovrebbe stare, ah, qui, in questa via. Aspettate, plot twistone. Allora, sono arrivata nello studio, stiamo decidendo dove fare il tatuaggio e non so se, ah no, perché aspettate, sto riprendendo sia per il reel sia per, e c'è anche questo qui, voglio fare il simboletto di Golden DJK, solo che volevo metterlo tipo qui forse, questo pezzettino, e l'altro invece poi ve lo spiego meglio a casa, però pensavamo di farlo qui, dove vi ho fatto vedere. Mi fa strano parlare qua dentro. Lei sta ascoltando un podcast nelle cuffiette, quindi lei. Posso dirvi, cioè, venite a tatuarvi da lei quando venite a Seoul, perché lo sapete, io ho tantissimi tatuaggi e rarissimo che mi dia fastidio. Ma lei ha una mano super delicata. È bravissima, vi giuro. Io mi sto addormentando, io sono molto curiosa, quindi mi piace vedere quando mi faccio i tatuaggi, no, guardare. Però lei ha una mano delicata, cioè sembra quasi che non mi sta neanche toccando. Però credo siamo a buon punto.
non credo ci metteremo le 6 ore che ci metto di solito. Ok, questo qui è il primo. E ora facciamo l'altro. Tatuaggi finiti, sono esattamente le 13. Quindi ci ha messo 2 ore. Penso sia la più veloce finora di tutti i tatuatori. Poi carinissima, parla inglese, vi capite benissimo. L'unica cosa, io pensavo di aver portato la Bepanthenol con me perché ero sicura di fare qualche tatuaggio, però apparentemente no, perché ho cercato a casa e non l'avevo. Quindi dovrò andarla a comprare, quindi adesso mi fermo in farmacia e devo anche andare un attimo da Footlooker a cambiare una robina. Ma ragazzi, sta nevischiando, e se riesco a riprendervi qualche nevischiata ve la faccio vedere, ma sembra tipo polvere che cade, è proprio super super leggerissima. E adesso ha smesso, ovviamente adesso ve ne sto parlando, però vi giuro se la becco la faccio vedere. E poi altro cambio di programma, perché noi non ci annoiamo mai. Rosalba non sta bene oggi, quindi si è svegliata e ha detto: magari meglio se domani andiamo al cinema. Ho detto a Jenna: che cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare? Non si sa, perché apparentemente non mi ha ancora risposto. Magari si è rimessa a dormire. Quindi io adesso mi fermo poi a pranzo a prendere qualcosina, magari un gimbap, qualcosa di veloce. Poi vedo se tornare a casa o dove andare, se lei vuole andare. Ho notato adesso che qui c'è un gattino che sta giocando dentro al negozio. A parte la gang del bosco qua che passa. Ma questo era un gattino minuscolo, qualche tempo fa sta crescendo. No, sta nevischiando di nuovo. Io, cioè, spero si percepisca, perché non so come farlo vedere. Comunque, mi era venuta l'idea di venire a mangiare nel posto delle barchette di tofu, per cambiare un po', perché ho detto sempre il gimbap, no. Se non c'è il menù dove posso ordinare da sola, purtroppo mi darò a gambe. Ah, ecco, forse qui adesso si vede un po' di più la nevischiata. Non lo so, ragazzi, ma è tantissima. Forse così? Perché non si vede? Vabbè, un po' si vede, dai. Allora, alla fine ho preso questi 3 e mi sono venuti 7500. Tonno, surimi e uova. Mi stavo gelando, quindi sono entrata nel centro commerciale e c'è questo negozio che si chiama Butter, che ha un sacco di cosine carine, soprattutto per il Natale. Non che io adoro il Natale, però sono scontatine. Vedete, questi tipo sono i cosi per le bottiglie. Cioè, è una figata se ci pensate. Potrei portarlo per la cena di Natale. Tipo, vabbè, le tazze, queste sono tazze, i piattini sono bellissimi. E poi ci sono quelli piccolini. L'alberello già l'abbiamo, lo dobbiamo montare. Credo ho preso il mio stampo per la neve di Kuromi. Ora mi faccio un giro qua nel centro commerciale, almeno ho qualcosa da fare. In teoria avevo una missione, perché a Natale, in realtà credo, porca miseria, ho sbagliato pezzo. In realtà credo dopo Natale dovrebbe nascere l'altro figlio di mio cugino, quindi mia madre mi aveva dato il compito di trovare qualcosa, tipo un completino per i bambini, e però che avesse qualcosa della Corea. Non riesco a trovarlo, cioè sono andata a Myeongdong e non l'ho trovato. Se non l'ho trovato lì, penso non lo troverò da nessuna parte. Quindi volevo vedere se trovo qualcosa qui, ma è impossibile. E poi mi sono appena ricordata, io sono andata a pranzare in quel posto, che vabbè, comunque lo volevo provare, ok. Però c'è questo, questo è il posto di Tteokbokki e volevamo andare con Ross, però alla fine non ce l'ho più andate. Vabbè. Sono entrata anche da Starbucks perché c'è la collezione nuova di Natale. Quanto è carina questa Stanley per appunto Starbucks, con una cannuccetta così, ma sinceramente sto bene così. Però ho trovato l'ultimo orsetto che voleva Ross, quindi adesso glielo prendo. Qui ci sono anche i dolcettini. Anche la missione in farmacia è stata portata a termine. Ho preso il Bepanthenol, questo piccolo, l'animaccia loro, 12.000 won. Questa qui, che è la cremina che usa Jenna per i brufolini, me la voglio tenere perché is magico. Certo è che il problema rimane, perché a parte devo urlare, ma non so dove andare adesso che ho finito tutti i miei giri. Purtroppo sono super veloce quando devo fare le cose, quindi questo è. Oggi va tutto secondo i piani, strano ma vero. Vorrei andare ad un caffè, però se poi vengono loro e mi dicono adesso riandiamo in un caffè, e poi io che sto lì così, potrei, nel senso, chi me lo vieta. Mi sono ricordata di passare alla Instant Shop, perché da poco sono uscite le nuove palline, un sacco di Natale in collaborazione, ma sinceramente per una cosa così io non ci spendo 40.000 won. Questo era carino, un po' pacchianello, devo essere sincero, è carino,
mentre ad Alessia volevo comprare una di queste cose tipo cimie, ma non mi ricordo se lei l'ha già preso, perché io ad esempio ce l'ho quello di tutti, ma lei ce l'ha? Non mi ricordo. Volevo questi, ma purtroppo sono andati sold out in 5 secondi, mentre ho tutto in tempo per me, non mi ricordo. Ok, ora sta decisamente nevicando, come potete vedere si attacca su tutti i vestiti. Sto male ragazzi, perché per noi, almeno per me che sono di Roma, ripeto, cioè questa cosa è tipo impensabile, capito? Volevo passare da Olivier per vedere se avevano una robina, ma purtroppo non ce l'hanno. Ho incontrato i vestiti che stanno registrando una porta, vabbè, qui è normale. Sono andata a ripararmi in un altro Starbucks, sto aspettando Jenna, Ross non viene più. Quante cose sono successe? Un sacco. Sono quasi le 5 del pomeriggio, voglio ordinarmi qualcosa di caldo perché raga sto morendo. Cioè la neve è bellissima, ma cioè, qui dicono 2 gradi, ma quando? Quando? Perché io stavo con meno 5 ma senza neve non era così. Vivremo, vedremo, non lo so. Ora 1 grado, beh giustamente diventerà meno 1 da poco. Comunque devo comprare un altro gavetto perché mi si è rotto e non posso caricare il telefono, è al 5%, quindi boh. Allora parte la canzone. Ok, dovete capire che il tiramisù di Starbucks è l'unico buono in Corea. Non so come, ma è uguale a quello italiano, buonissimo. Qua il mio solito hot vanilla latte si evolve, in luce di ice è soltanto hot e la polverina di cannella. Siamo adesso in questo negozietto che ha tutto, accessori, cerchietti, borsine, questi sono i cosi per il telefono, pop socket di tutti i tipi, ci sono anche quelli di e qui ci sono tutti i keychain, anche gli incensi, ma perdonatemi, però che carini questi qua, infatti siamo finiti, no? La nostra amica doing some shopping. Guarda, me finally. Oh, is it okay? Not bad. Like... Ok amici, siamo tornati a casa. Alla fine non siamo andati al cinema neanche io e Jenna, perché questo cinema, vi giuro, quando io vedrò questo film bacerò per terra praticamente. Hanno cambiato l'orario e noi non abbiamo controllato stamattina, avevamo controllato ieri sera. Quindi siamo arrivate lì e non c'era il film. Noi chiedendo alla tizia, alla cassa, lei ci fa: ma era le 5 di pomeriggio. E noi: no, guarda, abbiamo lo screen, hanno cambiato l'orario, urlando. Quindi siamo tornati a casa, abbiamo comprato anche gli snack, le robe, e penso ci guarderemo Twilight. In realtà volevamo iniziarlo con Ross, però mi sa che vediamo il primo separate e poi gli altri insieme, tanto ce ne sono così tanti. Quindi adesso mi sto facendo la doccia, Jenna sta parlando il telefono con G1, quindi va bene. Io finirò la mia skincare e poi, sempre se faccio in tempo, che lei sta ancora parlando il telefono, tanto e ciao. Porto anche Ami, così ho finito i miei compiti di oggi, si sta riappando la macchinetta e posso godermi il film in santa pace e poi andare a dormire, anche perché ricordiamoci che appunto sono andata a dormire molto tardi ieri, mi sono svegliata molto presto oggi, quindi sarebbe meglio se succedesse questo. Tanto questi giorni che diciamo fa un po' più freddo in realtà, e farebbe freddo anche se io uscissi tipo alle 2 di pomeriggio con Ami, quindi non mi state a dire magari provo a uscire un altro orario perché è sempre freddo. Oddio che mi dà urto questa cosa, questo velo su questa fotocamera. Faccio il giro corto diciamo e pace, insomma il signore se lo fa andare bene. Comunque adesso smetto di parlare perché magari dà fastidio anche a voi questo assetto un po' seppia, un po' che cos'è, non lo so. Ah, volevo farvi vedere i tatuaggi perché mi ha detto di tenere la pellicolina questa qui per tutto oggi, ma ovviamente ho fatto la doccia, si sta un po' alzando, speriamo di no. Comunque questo appunto è simbolino e l'altro è qui. Abbiamo deciso di guardare She's the Man perché io non l'ho mai visto, ma apparentemente la mia amica sì. Gli snack che avevamo preso per il cinema, ho settato la mia luce qua. Vi farò sapere com'è e se è consigliato. Ok, you are really getting good. Oh, you too. I mean, when we first started going out, you couldn't kiss at all. Ok, film finito, molto carino se vi posso dire. Io intanto puntini del proiettore in faccia, ecco qua, si è spento tutto, aiuto, paura. Molto carino, se potete guardarlo in lingua originale, vabbè io non avevo altra scelta, però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a casa, quindi se potete guardarlo in lingua originale perché sennò vi perdete magari qualche battuta. Detto ciò,
Adesso ce ne andiamo a dormire perché direi che è giunto il momento. In realtà Ami è già qui nella sua cuccetta che sta facendo la ninna da un pochino. Comunque grazie per essere stati con me anche oggi e ci vediamo nel video di domani. Ciao!